Padre Antonio Spadaro, lei ha definito la personalità di Papa Francesco come una personalità autentica. Ecco, come si coniuga l'autenticità nei confronti di questa Chiesa e di questo mondo che va sempre verso una annacquatura? Ma io penso che l'autenticità sia uno di quei valori fondamentali che siamo chiamati a vivere non solo come cristiani ma come esseri umani. Ecco, certamente Francesco nel suo modo di essere, nel suo modo di porsi nei confronti degli altri, della Chiesa, ma più in generale del mondo, anche delle dinamiche geopolitiche, rappresenta una figura di grande importanza perché ci dà un modello di come vivere, come affrontare le grandi questioni in maniera semplice, immediata, spontanea, diretta, ma con grande impegno. Allora, lei ha usato un'espressione molto bella dicendo il cammino si apre camminando, che dà un po' l'idea di quella forcella, no, del DNA, quindi della vita che si apre e si sgretola, oppure è un procedere per tentativi che comunque rende le cose un po' difficili? Ma intanto è una poesia, un verso di Machado che mi sembra esprima molto bene la visione del Papa, cioè è un Papa che non costruisce progetti astratti per applicarli alla realtà, ma vive giorno per giorno la storia, ha delle idee, delle ispirazioni, però si confronta sempre con la realtà. Quindi quello che bisogna comprendere in questo momento è che non è l'astrazione che risolve i problemi, ma l'adesione concreta alla realtà che si vive, così si possono trovare delle soluzioni. Una chiesa come ospedale da campo, ma lei crede che siano in tanti i malati che hanno il coraggio di farsi curare? Ma intanto i malati siamo tutti, cioè la visione della chiesa come ospedale da campo significa che ciascuno di noi ha dei malanni da farsi curare. Poi a volte è difficile accettare di riconoscersi malati, non solo di lasciarsi guarire, quello è già un passo successivo. Allora direi l'appello di Francesco in questo momento è ai pastori di essere disponibili a curare le ferite, ma è un appello anche a noi a riconoscere quelle che sono le nostre ferite. Un pensiero suo personale su Papa Francesco? Ma una persona che comunica una grande speranza in un momento in cui ci sono fratture, divisioni, in cui si costruiscono muri anziché ponti, in un momento di grande tensione internazionale, quindi una persona capace di dare speranza al mondo. La professoressa Carla Bonifati, il titolo dell'incontro di oggi è Ma con una persona, con Gesù Cristo, cioè un incontro con Gesù. Quanto padre Spadaro è riuscito a come dire, manifestare la sua testimonianza d'incontro con Papa Francesco e quindi con Gesù? Ma io direi che è stato veramente straordinario e lineare, lucido, estremamente lucido in questo raccontarsi e raccontare l'amicizia con Papa Francesco, che poi è questa centralità di Cristo, insomma è quello che volevamo sentirci ricordare, proprio perché la venuta di Papa Francesco aveva messo molto a tema questa tematica di Gesù che incontra gli uomini. Ecco, questo padre Antonio Spadaro ce lo ha sottolineato con grande lucidità e intelligenza. Durante il dibattito si parlava di una realtà un po' annacquata. Queste testimonianze come riescono ad arginare questa perdita un po' di fede che sta dilagando nel mondo? Beh, come diceva all'inizio, la riforma non è una, come dire, una volontà di noi che comunque ci accorgiamo anche di questo annacquamento. La riforma è nelle mani di Dio, ovviamente con la forza anche delle nostre braccia, della nostra volontà. Lei è anche un'educatrice, ecco, la sua personale testimonianza ai giovani. Ho lavorato molto con loro e continuo a lavorare desiderando che riscoprano il desiderio, perché è la grande mancanza di questo tempo, dove paradossalmente sembra che ci sia una dittatura dei desideri, ma il desiderio è qualcosa che sembra essersi smarrito.